Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. La strage di Alessandria, attesa la convalida del fermo per il ragazzo accusato di omicidio stradale, ferito e ricoverato in ospedale. In settimana i funerali dei tre ragazzi, giovedì l'ultimo saluto alla quindicenne Denise, venerdì a Lorenzo. La strage al Mottarone, il nonno di Eitan, il bimbo sopravvissuto, versa 50.000 euro, c'è l'intesa sul patteggiamento, accordo per il risarcimento e pena sospesa, attesa in giornata l'udienza. Giovedì 15 dicembre anche in Piemonte sarà sciopero generale contro la proposta di legge di bilancio, dalla sanità alla scuola e trasporti, stop di 8 ore e presidi. Il personale di Ferrovie Italiane in regione sciopererà dalle 14 alle 18 a Torino, all'università già mobilitazioni con il blitz contro i rincari, è stata imbrattata la sede Edisu. Qualità della vita, crolla il Piemonte, Cuneo e Novara battono Torino, la nostra regione non brilla nella classifica stilata dal Sole 24 Ore, il capoluogo solo 40esimo, Biella Alessandria le peggiori, unica eccezione Asti che sale di 10 posizioni. Il calcio, Juventus, attese le prime verità dalle inchieste dal campo. Entro domenica prevista la decisione della Cassazione sullo spostamento del processo da Torino, sabato l'amichevole di lusso contro l'Arsenal. Per il Torino continua il ritiro in Spagna, stanno rientrando i giocatori dal Mondiale, venerdì in programma l'amichevole con l'Almeria. Il meteo con il grande freddo che in Piemonte gioca d'anticipo rispetto all'arrivo dell'inverno, così come la neve caduta anche a Torino, risveglio con una leggera nevicata nel capoluogo. Temperature intorno al zero, crollate con la colonnina di mercurio scesa anche sotto lo zero in tutte le province, con la punta del meno 3,4 a Cuneo. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.